Ok, ragazze, siamo pronte. Chissà cosa indosseranno i giocatori di football. Almeno non siamo spaventose, siamo carine. Beh, tranne me, ma io non sapevo che vi sareste vestite così. Non facevo parte della squadra ancora. Credo che i giocatori faranno del loro meglio. Lo faranno per noi, lo sento. Dolcetto scherzetto? Dolcetto scherzetto? Dana? Diana, non ci hai detto che sarebbe venuta con noi? Ragazze, mi dispiace, non posso vietare a Dana di venire alla festa di Halloween. Ragazze, perché c'è qualcosa che non va? Non potevo venire con voi, eh? No, Dana, va tutto bene, solo non fare la bambina perché è una festa da adulti. Nat, Dana non ci disturberà, vuole solo fare dolcetto o scherzetto. Ragazze, dolcetto o scherzetto? Wow, è spaventosa! Dana, mi dispiace, ma non abbiamo molte caramelle, quindi ecco, prendi quelle che abbiamo. Grazie, ma tornerò, perché ho bisogno di tantissime... Oh! Ma è meglio se torni tra un paio d'ore. Dana, ci vediamo dopo, ora vai dalle rane, dai perdenti, dalle bullette, credo che loro abbiano caramelle ancora. Ne sono certa. Ragazze, tornerò presto. Dana si è immedesimata nel personaggio. Lei adora Halloween. Bene, ragazze, credo che sia ora di andare a far vedere a tutti i nostri costumi. Sì, non vedo l'ora. Sono sicura che nessuno si è impegnato quanto noi. Ok, ragazze, ma io vorrei essere un po' più cool. È il momento di andare! Ragazze, presto! Non avremo alcuna caramella, forza! Beh, ma noi siamo truccate meglio di te, non vedi? Sì, il tuo trucco è ridicolo. Sì, è vero, dovresti truccarti un po' di più, guarda. Bene, allora metterò un rossetto. Ok, ragazze, sono la regina delle rane, sono bellissima, vero? Siamo tutte bellissime, tranne Sophie. Sophie, ci stai deludendo, sei come una pecora nera. Ragazze, ora basta o non verrò con voi, d'accordo? Io volevo solo le caramelle. Allora non venire alla festa di Halloween con noi, che ci importa? Siete davvero delle rane squallide. Ehi, ehi, io e la mia famiglia amiamo davvero gli animali. Ecco perché abbiamo deciso di salvare questo zoo abbandonato. Scarica il nostro gioco per prenderti cura di tutti gli animali e aiutaci a costruire il miglior zoo del mondo. Ci vediamo nel gioco. Ci sono i giocatori qui, che dite, li spaventiamo? Chiediamo loro delle caramelle, sì! Sì! Dannazione, i perdenti si avvicinano a noi. Dove sono le bunnies e quando usciranno? Me ne occupo io. Che cosa vogliono da noi? Non l'hai ancora capito? Caramelle. Ad Halloween tutti ricevono caramelle. A proposito, chi ne avrà di più vincerà un premio. Dolcetto scherzetto? Capisco, ragazzi, che vogliate un premio, ma non abbiamo caramelle, mi spiace. Quindi andatevene, forza. Oppure volete combattere? Che razza di maleducato! Vi odio! Andiamo alla casa degli zombie! No, no, non ci andrò! Ho paura! Lasciamo che la nonna e il nonno si occupino di questo! Ci pensiamo noi! E ora andiamo! E se gli zombie non hanno caramelle, sarà peggio per andiamo. Loro! Andiamo! Ice, in fretta o non faremo in tempo! Sono stufo di questi adolescenti affamati! Ice, che c'entrano gli adolescenti affamati? È Halloween, bisogna festeggiare! Senti, picciotta, guarda quanto sono fico con questo six pack! Oh, se solo fosse vero! È verissimo, razza di picciotta margherita! Bene, Ice, pizza, è pronto il menù! Ci stiamo provando, guardate! È quasi tutto pronto! Oh, che delizia, posso? Togli quelle ciampe! Ice, datti una calmata, è il mio ragazzo! Ehi, oggi siete troppo lenti! Anche tu, super mamma, datti una mossa! Ma io non ho 100 mani, queste non sono reali! È un male che tu non ne abbia 100! Sarebbero state utili in questo momento! Alan, se vuoi, puoi prendere un biscotto! Beh, grazie! Ehi, andate via dalla cucina! Oppure non cucineremo più! Perché sono tutti così insolenti oggi? È vero, sono insolenti! E tu, Giada, vuoi il costume? Forse potrebbe tornarti utile! Pizza, io sono la manager, non la cuoca! Non dovete litigare, ma cucinare in fretta, perché tra poco inizierà la festa! Oh, ho capito! Sono proprio delle rattacce! Delle stupide rattacce! Tu, ascolta! Ho scoperto dal tuo diario personale che vuoi prendere il mio posto! Ricorda, solo una può essere la mascotte e sono io! Alan, quale diario personale? Di che parli? Mascotte? Ma di che stai parlando? Di niente, ragazze!
Voglio solo spiegargli che non sarà mai una mascotte, avete capito? Non capiamo, ma che sta succedendo allora? Il fatto è che Bulletti abbiamo letto il diario di Alan e sappiamo che è una cosa sbagliata, ma lo sapete cosa diceva? Abbiamo scoperto che è venuto qui per un motivo. Vuole diventare una mascotte. Alan, non lo diventerai, abbiamo solo una mascotte ed è di fronte a noi. Avete letto il mio diario personale, dite? Bunny, dopo la festa dovremo parlare seriamente, anche noi. Ok, ne parleremo, ma per ora non litighiamo e non roviniamo l'atmosfera. Allora Bullette, scegliete dolcetto o scherzetto? Non abbiamo caramelle per voi, Bunny. Andiamo ora. Mascotte, non fare quella faccia. Ci occuperemo di lui dopo Halloween. Scusate, ragazzi, non ho potuto farne a meno. Volevo dimostrargli che sono l'unica mascotte qui dentro. Bene, ma non abbiamo neanche una caramella e se non le troviamo non vinceremo. Ragazzi, andiamo a trovarle, sì, andiamo. Mascotte, vieni! Ragazzi, faremo una bella festa. Io ho preparato del cibo senza broccoli. Oh, del cibo! Ehi, non toccarlo, forse arriveranno degli ospiti. Giallina, quali ospiti? Non faremo entrare nessun mendicante che chieda caramelle, è chiaro? E poi non abbiamo caramelle. Giallina ha mangiato tutto. Zup, tu hai mangiato tutte le caramelle. Giallina, non mangiare troppe caramelle o perderai tutti i denti, capisci? I miei sono tutti qui, guarda. Ma non mi interessano. Dolcetto scherzetto, allora... Dolcetto scherzetto. Ecco delle mendicanti in arrivo. Te l'ho detto che avremmo avuto degli ospiti. Non abbiamo niente qui. Giallina ha mangiato proprio tutto. Stai scherzando? Così non vinceremo. Sapevate che oggi c'era una festa, perché non avete caramelle? Perché in questa casa abbiamo solo broccoli. Abbiamo comprato caramelle, ma Zuppa le ha mangiate tutte e ci dispiace. Ragazzi, non dovete prendervela. Potete servirvi, guardate. Sì, guardate che delizia. Abbiamo bisogno di caramelle. Spostatevi, forza. Possiamo avere queste banane con cioccolata? Certo, coppia dolcissima. Sedetevi pure, cari miei nonnini. Ma certo, mangiate. Grazie. Ragazzi, fermatevi. Non si mangiano dolci. Abbiamo una gara da vincere, andiamo. Cosa, una gara da vincere? Voglio partecipare anch'io. E quando mangeremo? Più tardi, dopo la gara. Io vado a lavarmi i denti allora. Ragazzi, credo che le Bunnies stiano scappando da noi. Non guardano nemmeno i nostri costumi. Aspettate, le sento, stanno arrivando, sì. Oh, i giocatori! Perché siete vestiti così male? Beh, giocatori, non ci avete affatto stupite. Come non vi abbiamo stupite? Guardate che belli che siamo. Posso tagliare tutto ciò che mi capita sotto mano, ok? Ma voi ragazze siete stupende. Grazie giocatori, lo sappiamo. A proposito, siete pronti a vincere la gara o a partecipare? Vogliamo superare tutti quanti. Sì, se vinceremo, riceveremo quel premio. Cestisti, sapete che Alan vuole prendere il mio posto? Sì, lo sanno, hanno letto anche loro il diario di Alan. Vuole prendere il suo posto? Che roba! Vogliamo vincere, ragazze. Vogliamo prendere il premio e darlo a voi, è chiaro, ragazze? Sì, per voi faremo qualsiasi cosa. Ragazzi, non avevamo dubbi. Per ragazze come noi, qualunque ragazzo farebbe qualsiasi cosa. Quindi la gara sta per iniziare. Sì, e loro faranno festa, giusto? Quindi dolcetto o scherzetto? Ragazzi, non abbiamo caramelle, quindi andate a chiederle a qualcun altro. E se volete darle a noi, beh, grazie, così vinceremo. È troppo tardi, non avremo alcuna caramella. No, non è vero, vinceremo noi, me lo sento. Mike, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Oh, mio re, sono felice. Anch'io, mia regina. Non sono una regina, sono un serpente. Serpentessa, ok. Dolcetto scherzetto. Professor Mike, dolcetto scherzetto. Che bei costumi, ragazze. Ragazzi, ma dove sono i vostri cestini? C'è una gara, non lo sapete, eh? Certo che lo sappiamo, siamo andate dagli zombie. Ma non avevano caramelle con loro, quindi noi... siamo venute qui a chiederle a voi, ecco. Non vi preoccupate, ragazze. Oggi abbiamo molte gare e tutti vinceranno. Ma sicuramente non vincerete la gara delle caramelle perché non ne avete. E dove possiamo trovarle? Nessuno le ha. Nemmeno nonno e nonna hanno caramelle. Kev lo sapeva che saremmo andati da lui e non ci ha dato nemmeno una caramella. E mi sono anche trasformato in zombie. E tutti hanno paura di me perché sono un criminale. Bene, ragazzi, però la gara è imminente, quindi dovete prepararvi. Abbiamo tante competizioni e si divertiranno proprio tutti. Bene, allora ci divertiremo tantissimo. Qualcuno stanotte avrà paura. Che paura. Sentite, ragazzi, ora preparatevi perché tra poco inizierà sia la gara che la festa. Sentito che ha detto la mia regina? Mike, non sono una regina, sono un serpente. Sì, certo, mia serpentessa. Blondie, perché non andiamo? La festa inizierà presto. Tutti aspettano la regina.
Blondie, te lo sei inventato, lo sai. Io sono la regina delle rane. Perderemo la gara. Sì, mangeranno tutto e non rimarrà più niente per noi. Beh, la festa inizierà tra 20 minuti, saremo in ritardo solo di 15. Forte! E sarà tutta colpa della regina delle rane. Ciao ragazze, dolcetto scherzetto. Qualcuno è molto spaventoso oggi. Sono la sposa cadavere, allora dolcetto scherzetto. Ok, diamole delle caramelle, così la sposa cadavere non avrà fame. Dai! Quante caramelle hai con te? Guarda! Wow, sono tante! Grazie, non vi disturberà più. Ha una borsa piena di caramelle. Cavolo, allora vincerà lei il premio. No, no, lo vinceremo noi. Perché io sono la regina delle rane. Smettila di ripeterlo, abbiamo già sentito. Bene, tra poco ci sarà la festa, ma ora iniziamo con la gara. Siete tutti davvero spaventosi. Dovremmo iniziare, ma io non vedo nessuno qui. In effetti non vedo le ranacce. Eccoci, ci siamo fatti attendere. Perché siamo, regine rana? Oh, perché non indossano dei costumi? Perché non lo vedi, sono regine rana. Vi siamo mancate, siamo pronte per la competizione. Prontissime. A chi lo dici, siamo pronte a vincere. Prima di tutto, darò il premio alla persona con il maggior numero di caramelle. Chi è questa persona? Nessuno. Io ho un sacco di caramelle. Dana, ma come hai fatto, eh? Conosco dei trucchetti. Facci vedere le caramelle. Wow, sono tante, complimenti. Ecco a te il tuo premio. E ora iniziamo con le gare. Prima gara: conigliette paffutelle. Farò di tutto per farti uscire da questa scuola. È ovvio che fallirai. E le prime a partecipare a questo concorso saranno... Le Bunny saranno le prime. Allora, ripassiamo le regole. Io e Eva metteremo dei marshmallow in bocca e diremo... Conigliette paffutelle. La prima che non lo dirà perderà, d'accordo? Iniziamo. Conigliette paffutella. Conigliette paffutella. È difficile. Conigliette paffutella. Come, ho perso? Sì, Eva, hai perso. E io ho vinto. Uno, due, tre! Iniziate! Andiamo! Bunny! 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 Conigliette paffutella! Paffutella. Conigliette paffutella! Paffutella. E il vincitore è... Nat! Bene, quindi Nat ha vinto e i prossimi saranno l'infermiera e la prigioniera. Forza ragazzi, iniziate! Sedetevi avanti! Uno, due, tre! Vai! Conigliette paffutella! Vai, Julie! Conigliette paffutella! Vai, Mary! Vai, Mary! Allora? Conigliette paffutella! Ok, Vai, Mary! Vai! Ma per Mary è facile! Conigliette paffutella! E la vincitrice è... Mary! E ora le regine rane! Oh, rane!
Siamo comunque noi le migliori. Uno, due, tre. Coniglietta pappotella. 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 E la vincitrice è Sophie. Siamo le prossime. Alan, fai tipo per me. Interessante, chissà chi vincerà. Uno, due, tre. Vai. Coniglietta pappotella. Coniglietta pappotella. Coniglietta pappotella. Coniglietta pappotella. Coniglietta. Coniglietta. Allora chi ha vinto? Laila. Nelle guance. Coniglietta pappotella. E la vincitrice è Laila. Ragazzi, ottimo lavoro! Ci eravamo quasi abituati a sentirvi parlare così. Chi sarà il prossimo? Noi! Uno, due, tre! Vai, andate! Con il gatto pappotello! Con il gatto pappotello! Tutto qui, allora! Ultima possibilità! Ok! Impegnatevi. Allora non ha vinto nessuno. Avanti. Forza, alzatevi allora. Sì, siete molto deboli. Avanti, parlate. Allora, uno, due, allora nessuno ha vinto. Forza, alzatevi. Dai, i prossimi. Noi. Uno, due. Coniglietto pappotello. Chi vincerà? Che ne pensi, Eva? Coniglietto pappotello. Secondo me vincerà Carina. Anche secondo me. Coniglietto pappotello. Coniglietto. Cosa che hai detto? Coniglietto pappotello. Il vincitore è Carina. La vincitrice è Carina. Che ha fatto un ottimo lavoro. Chi è il prossimo? Allora, che succede? Anche noi vogliamo partecipare alle gare. Allora, regine delle rane, siete pronte? Sì, pronte. Uno, due, tre. Coniglietta pappotella. Coniglietta. Allora. Coniglietta pappotella. Coniglietta. Forza. Coniglietta pappotella. Coniglietta. Chi si arrenderà, secondo voi? Coniglietta pappotella. L'hai detto? Coniglietta pappotella. La vincitrice è Stella. Sì, è vero. Allora la vincitrice è Stella. Bene, e visto che ci sono gli zombie, parteciperanno Pizza e Zalina. Vincerò. Vedremo. Ok. Uno, due, tre. Vai. Coniglietta pappotella. Coniglietta pappotella. Coniglietta pappotella. Avanti, avanti, forza. Coniglietta pappotella. Coniglietta pappotella. Coniglietta.
Coniglietta papputella. Coniglietta papputella. Wow. Coniglietta. Coniglietta papputella. Pizza non mollare. Avanti. Coniglietta papputella. Zalina ha vinto. Bene ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro. La gara delle conigliette papputelle è finita. Ora iniziano i ragazzi. Calciatori, buona fortuna. Quindi ora due ragazzi verranno qui e combatteranno. Chi sarà il più forte di questa festa? Ovviamente noi. Forza, fateci vedere chi siete. Uno, due, tre. Oh no, Simone! Ah, che male! Non me l'aspettavo, Simone, sei così debole, che peccato! Il tavolo è troppo ruvido, mi fa male il gomito! Certo sì, andiamo! Uno, due, tre! Beh, chi ha vinto? Fatemi vedere! Guarda! Secondo me lui! Bene, forza! Timothy! Bene, forza! Timothy! 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 Ah! Bene, giocatori, ottimo lavoro finora almeno. I prossimi sono nonno e nonna. Il nonno lotterà con la nonna, eh? Siamo entrambi ragazzi. Uno, due, tre. Vai, Bruno! Bravo, ottimo lavoro, Bruno! E adesso che succede, eh? Beh, il nonno è più forte della nonna. Chi sarà il prossimo? Allora, ragazzi, andiamo, Zack. Uno, due, tre. No, non ci credo. Kev, ma che hai fatto? Ti ho fatto vincere. Kev, forza, non mentire. Tocca a me, forza, codardo. Non sono un codardo e sai, vincerò. Vedremo, certo. Mascot, 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 mascot. Forza, mascot. Mascot. Mascot, mascot, mascot. Sei stato fortunato. La mascotte è provata. E adesso chi combatterà con me? Io sono pronto. Bene. Uno, due, tre. Ice. Alza bene il gomito tu. Dall'altra parte, codardo. Uno, due, tre. Ice. Per la prossima gara dovrete sedervi. Il nome della gara è Cappello. Cappello della verità. Interessante. Bene, allora vi passerete il cappello l'un l'altro. Ma non appena suonerà la campanella, chiunque avrà il cappello, beh, risponderà a una domanda. Cavolo ragazze, non sono pronta a rispondere a domande personali. Ah, nemmeno io. Allora, lasciamo il cappello in fretta. Inizieremo con la nonna! Uno, due, tre! No! No! Diana, abbiamo
Abbiamo visto che sei stata l'ultima a tenere il cappello tra le mani, quindi ridateglielo. Tieni, Diana, forte. Bene, aspetto la mia domanda difficile. Avanti. Allora, chi vuole fare la domanda a Diana? Io vorrei farle una bellissima domanda. Sapevo che sarebbe stato lui a fartela. Ok, Simone, vai. Allora? Diana, quando ci siamo lasciati, hai parlato con altri ragazzi? Dirò la verità, non ho niente da nascondere. Sì, Simone, ho parlato con altri ragazzi. Su un'app di incontri e su WhatsApp. Lo sapevo. Grazie per la verità. Ok, ricominciamo. Avanti, avanti, avanti. Tieni, tieni. Oh, no. Chi vuole fare una domanda a Thomas? Passo, Thomas, fai sul serio con Julie. Certamente sì. Siamo molto seri, ci siamo anche baciati. Thomas, grazie per la verità. Carina, non essere arrabbiata, avanti. Beh, avanti, avanti. Ops. Allora il cappello ha scelto Ice, chi gli farà una domanda? Immagino pizza. Allora, quando saremo grandi, Ice, mi sposerai? Al 100%. Fate girare il cappello. In fretta, in fretta, in fretta. In fretta. Zach. Zach. Allora, Zach. Chi farà la domanda a Zach? Professor Mike, allenatrice Abby, posso fare una domanda? Sei seria? Sì, Diana, lo sono. Voglio chiedere una cosa a Zach. Ecco. Ok, interessante. E che vuoi sapere da Zach? E quale sarebbe la domanda, Nat? Se tornerò mai da te? No, Zach, la mia domanda è un'altra. Sei umano o sei uno zombie per caso, eh? Allora, qual è la verità? Non risponderemo a questa domanda. Quando mi hai baciato sono diventato umano, ma poi un'altra tipa mi ha baciato, sai? Una tipa zombie. Aspetta, Zach, quindi non è trucco, sei uno zombie per davvero di nuovo? Zach, perché hai risposto, eh? Ok, ragazzi, sento che c'è un po' di tensione, quindi ora finiamola col cappello e iniziamo la festa! Buon Halloween! Buon Halloween! Ragazzi, vi auguro di trascorrere un Halloween molto cool! Beh, mettete un like a questo video, iscrivetevi, premete la campanella e aspettate i nuovi fantastici episodi! Ci vediamo presto! Ciao!